parliamo con Mimmo Di Franco. Ci puoi illustrare brevemente cosa accadrà sabato mattina? Allora, io ho organizzato questa, insieme ad altri cittadini ovviamente, questa manifestazione che per più che manifestazione è un sit-in, quindi non ci sarà nessun corteo. Per sabato 26 in Piazza Duomo dalle 10.30 alle 11.30 è un sit-in per mettere sotto i riflettori questo problema dell'ambiente, che ormai da parecchi mesi ogni sera abbiamo puzza, abbiamo sfiaccolamenti, miasmi, emissione di gas oltre il limite consentito dalla legge. Quindi per questo motivo noi facciamo questo sit-in e chiediamo alla commissione prefettizia, perché sostituiscono il nostro sindaco, la nostra giunta comunale, di farsi portavoce presso il prefetto affinché si sappia quante emissioni sono andate oltre i limiti consentiti dalla legge e se sono state elevate delle multe, i soldi delle multe che fine faranno se ci sono state delle multe. Perché questi soldi dovrebbero andare sul territorio, speso sul territorio. In che modo la popolazione in seguito alle istituzioni potranno muoversi? In che modo? Intanto facendosi sentire, perché se nessuno qui alza la voce mi pare che subiamo continuamente ricatto occupazionale da parte dell'industria, per me il livello occupazionale e l'ambiente possono coesistere, quindi basta mettere dei filtri, basta fare della manutenzione agli impianti, secondo me si può lavorare bene e non c'è l'ambiente inquinato. Tra l'altro una notizia di ieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiarito una volta per tutti che l'inquinamento atmosferico è cancerogeno ed equiparato al tabacco, è equiparato all'alcol, è equiparato e cancerogeno. Grazie a Mimmo Di Franco.